Allora, ciao a tutti, facciamo questo video per la Serra maggio 2015. Rispetto all'anno scorso siamo messi decisamente meglio, cominciamo subito. Guardate qua le saracene. Qui c'è sempre la famosa microlegu che già è così. Vedete, Okinofensis. Questa cos'è? Questa è una Atropurpurea, una coltivatrice inglese, ce n'è in pochissime, tra l'altro non è neanche ancora colorata, comincia, ma è piccola. Qui altre piante, questa è una rubricorpora, una falva rubricorpora che ho preso al meeting l'anno scorso, al meeting europeo a Padova. Diventerà molto più rossa, ma già è alta. Poi c'è qui una gigante, una leucofila di nome al colle. Questa è una delle top di quest'anno. Eccola qua, di Gerta. È una latta per leucofila, diventerà molto più rossa, ma guardate l'altezza. È già altissima. Questa è la spaniera. Questa non sta facendo faville. Qui un altro gigante. Guardate là. Quanto è alta. Che è la Shell Ghost. Questa dovrebbe essere la Helmut. Qui in mezzo. Un'altra, una pianta che mi ha dato un amico. Molto bello, un suo incrocio. È rubricorpora per Atropurpurea. Bellissima. Dentro anche questa molto più scura. Lì c'è un fiore ancora aperto. Lì dietro c'è la slack lì sotto con l'articolino, il primo CD dell'anno. E poi c'è anche là di dietro una Lea che comincia già a diventare scura, diventerà molto più bella. Là c'è una pianta che puzza, non mi ricordo neanche più il nome. Poi qui ci sono delle orchidee, piccoli Dendrobium, le Pleione che sono già andate, Dendrobium più grandi che fa i fiori bianchi e viola, Dendrobium Stardust arancio. Là la Darly che ha già fatto due acidini. Qui altre saracene, questa bellissima pianta, bellissima saracenia, la Rugeli di Mike. Lì c'è una latta, la 12 diventa gialla. Questa è un'altra rubicorpora di Mike, F43. La Rugeli, questa qui invece è quello lì, F140B, bellissima pianta. Seedling bellissimo, è viola, non è rossa, è viola, stupendo. Altri seedling, anche questo è molto interessante, questo seedling qua. E poi qui cominciamo altri seedling, qui cominciamo con le Dionee, bellissimo, questo è anche io col filo, devo tagliarlo. Lì c'è una più piccola, oh, scusate, gli acidini nei piedi. Questa qui è la red line, guardate che trappola. Questa è la tipica, la lascio fiorire. Qua Charlie Abandon Spotted Werewolf B52 che sta facendo faville quest'anno. Shark Teeth UK UK UK, devo leggere il cartellino, scusate. UK1, eccola qua. Sono tante piantine. Red Pablo UK2, bellissime. Dracula Tritterfall, che ancora non fanno The Tritterfall, Tiger Funk. L'altro vaso con le tipical, ce ne sono 50 lì dentro. Guardate quanti fiori. Triton Whale Purple Giant, rossissima. Cracker, che è ancora un po' indietro questa. Altra bella pianta. Quello lì non so il nome. Per cui ci sono varie drosere, guardate là le filiformis. Lì è un bosco colloso. I fiori che ho messo lì, vediamo se riusciamo a far talee. Un vasone di capensis. Facciamo qua ancora. Questi sono capensis che poi sono in vendita, queste sono lì così. Però ci sono anche le semine, guarda qui le piccole saracene già spuntate. Mandarini nati da seme, cimbidium. Poi qua mi ero dimenticato la regia che fa un po' schifo, io non so perché. Queste sono Scorpiodes, Lake, Cephalotus molto indietro, e queste qui sono delle ciruline lì, le Hilaris. Va bene, questa era la Serra a maggio 2015, io vi saluto, ho fatto una cosa veloce. Ciao a tutti, alla prossima.